quante emozioni fatte di canzoni. Buona domenica, ciao a tutti e grazie di essere stati con noi. Ieri sera, serata straordinaria, quindi ringraziamo ovviamente la direzione del Dancy di Pianazze, provincia di La Spezia, è stata una cosa straordinaria, grazie ovviamente a tutto il pubblico, vicini e lontani che ci sono venuti a trovare, come diceva Nunzio Filogamo, cari amici vicini e lontani, grazie davvero. Con chi partiamo oggi, Paola? Andiamo con una canzone che ci ha fatto vedere il nostro Graziano Cianni sotto una luce un po' diversa. Con quest'acqua e questo vento, chi è che bussa il mio convento? C'è una retorica. Ecco, direi che c'è questo cordone del frate. Vabbè, vediamo il convento, nel mio convento di Graziano Cianni. Ecco, vabbè, siccome hanno inquadrati i bicchieri, nei conventi a volte si fanno anche gli amari speciali, eccetera. Infatti, proprio bevuti a queste dosi. Io mi faccio una coppetta di champagne. Prego. Mentre Graziano Cianni ci fa ascoltare il mio convento. Champagne, Costa pioggia e costo vento. Venga dentro, s'il vous plaît, tolga quella camicetta che le bagna il décolleté. Le preparo un bagno caldo, le massaggio de schiene, mi sorride e poi si spoglia proprio dietro il separé. Cerca proprio qua, ha cambiato quella gomma, però a cena vuol restare e mi chiede gentilmente se lo voglio massaggiare. La morale della storia, miei signori, è tutta qua. Quando piove e tira vento, chiedi sempre chi va là. Io son frate col cordone del convento di Bijou, giro sempre con l'ombrello perché non mi fido più. Quando piove tira vento, sono solo nel convento, me ne faccio una ragione. Proseguono i ritornelli con questo mio successo che si chiama La Rosa Bianca, dedicata a tutte le persone romantiche, appunto arriva La Rosa Bianca da Luciano Nelli. Con amor. Quando tu le riceverai, capirai cosa sento per te, il profumo che ti arriverà, dirà quello che non ti dissi mai. La rosa bianca per la purezza che tu sei, quella gialla per la mia gelosia, la rosa rossa per tutto l'amore per me.
fatto tre rose per te. Questi fiori parleranno di me, una canzone che ti arriverà, ti dirà che sei tutto per me. La rosa bianca per la purezza che tu sei, quella gialla per la mia gelosia, la rosa rossa per tutto l'amore che c'è in noi, ma il fiore più bello sei tu per me. Tre rose per te, questi fiori parleranno di me. Andiamo così a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Spiegami un po' questo scettico blues. Scettico Blues è un brano degli anni 50, fine anni 40 anzi, che ho cantato da Paolo, bellissimo, bellissimo, limiti. È bellissimo, e lì vedete proprio là il discorso della soubrette, no? Che canta, che balla rigorosamente dal vivo, e lì il playback non esisteva, se non qualche volta quando facevo Carmen Miranda, sapete, con le i capelli pesanti, quintali, ovviamente. L'hai con anche detto, qualcuno non l'avrebbe neanche detto, ma insomma, il fatto sì, di... ma raramente, perché per esempio ho cantato in live, dire, magari quando non c'era molta coreografia, ma perché perdi proprio il, come si può dire, ballando e cantando insieme con questi costumi pesantissimi, questo e quell'altro, delle volte veniva fuori male l'audio, certo, capito? Sì. Se invece il movimento non era eccessivo, potevi allora, lavorare anche con la, perché poi ti mettono questo microfonino qua, non usi questo quando balli, eccetera. Allora non certo, era. Certo. Io ho cantato un brano in portoghese, studiato la notte, che Paolo ha detto tanto è facile per te, così come chi è un battito rebalata da capestro te pepe e vi impappi papà ne papadelli dietro papà pesante ne papà fuba. Studiato, ma tu lo lei sapevi giustamente, no, cosa dicevi? Sì, rigorosamente sì, perché ho detto, però, che cavolo dico, però prova te in diretta a fare una roba. Però hai capito, ma questo faceva delle cose impressionanti, ho cantato in portoghese, in russo, vabbè, francese, inglese, quello è di norma, ma è una grande scuola, lavorare con Paolo è veramente meraviglioso. Siamo felicissime, siamo arrivati alla fine diciamo, di questa settimana, e quindi saluta il nostro pubblico, il pubblico di Ritornelli a modo tuo, con questa canzone che poi ascoltiamo e vediamo, Scettico Blues, dove viene fuori, oltre che la cantante, anche la vedetta. La soubrette, lì mi vedete con i capelli mori, perché è una parrucca, sei molto sciantosa. Io vi auguro, parlare di felicità è un po' è esagerato oggi come oggi, lo capisco, però vi auguro la salute innanzitutto, almeno la serenità, quella non ce la toglierà mai nessuno, perché nasce da dentro di noi, siamo sereni e soprattutto in salute, il resto ci penseremo. Sicuramente Stefania, noi ti vogliamo ancora, e quindi presto ritornerai a trovarci. Assolutamente, e sì, e ci divertiremo ancora tutti insieme, passando con la ciccia dei bei giorni insieme a te. E adesso Stefania vi saluta con questo Scettico Blues. Vai.
Quando la pianta tace, lontano dalla città, solo nella notte il mio cuor scrutando va, e nel mistero non ci va il pensiero, quando nel mondo c'è ancora chi si illude d'amor e l'inganno non sa che c'è il fango qua giù, invinzione di dire tu. Cosa mi importa se il mondo mi rese traccia, se ogni cosa nel fondo non trovo che mai, quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza distinte per il mondo tra mio io e me ne rito beffando il destino così. Scettico e perverso m'hanno fatto diventare un cece qui tra il cuore di passa la gioia e il dolore, sento il soffio del mal, sento il soffio del bene, la nequizia, il candor ed il falso spezzo l'illusione, passo e sotto il mio giocondo io scettico sono, non mi lascio ingannare, la vita ho compreso, senza lusinghe per mondo rovindo io va. Beffando il destino così. Ma Luciano, i tuoi cari inviati dove si sono ficcati? Non si sa, in ogni caso sicuramente inviati sono, anche perché una volta si inviano... Bravo. Li hai mandati, no. Io l'ho inviati, no dai, sono veramente bravi e piacciono tantissimo. Tornate ragazzi, allora, tornate. Cristiano Chesi, Mirko Malatesti, inviati speciali da me. E siamo ancora qua collegati da Alto Pascio, provincia di Lucca, con un ospite che abbiamo preso al volo perché lei pensa sta per partire. Dove devi andare? A casa mia, in Romania. In Romania, si è presa al volo, sta partendo per la Romania. Ti chiami? Gabriella. Allora, noi vogliamo che tu porti i nostri saluti in Romania. I saluti di Luciano Nelli, Paola Belloni, Cristiano Chesi e Mirko Malatesti, di tutto lo staff di Ritornelli. Certo, sì, sì. Ascolti musica in Romania? Ascolto musica, sì. Qual è la musica più bella che si suona in Romania? La nostra musica. Cioè, qual è? E anche qui in Italia, Ina, Alexandra Stan. Ecco, io sono ignorante, non conosco neanche, figuriamoci, gli italiani conoscono mai. Comunque, vabbè, allora dai, magari si può ascoltare questa musica, sì. Sì, certo. Bene, allora apriamo gli orizzonti e affacciamoci anche alla musica rumena. Ti ringrazio, ti lascio andare perché hai fretta, no? Sì. Bene, allora grazie di tutto e buon viaggio. Con che vai in Romania? Grazie. In macchina? In macchina, sì. È un bel viaggio, quindi... 24 ore. Senti, allora, 24 ore, come alle manze. Bene, allora, tanta buona musica, eh? Grazie, anche a voi, ciao. Grazie mille, ciao. Una bella canzone che ci fa ascoltare l'amico Ruggero Scandiuzzi che si chiama Acqua di Lago. Vai! Brillavi come il sole lucente.
grano, te ne vai lontano, acqua di lago, e adesso che ti ho ritrovata non ci credo ancora. Pensavo di stare una vita cercando di te. Ti ho vista là sull'acqua riflessa, guardavo e già ero con te. Io mi specchio in te. Ricordi di ritornelli, andiamo con l'amico Zucchero Forneciari. Con cosa andiamo oggi, Paola? Per colpa di chi? Anche questa l'abbiamo fatta per tanto tempo. Sì. Fa chi gallo. Sto galletto, insomma, ha portato bene. È una delle canzoni, infatti, più famose di Zucchero. Un pezzo rock funk nelle corde del musicista emiliano. Il pezzo uscì come singolo nel 1995, come estratto dell'album Spirito Divino. All'inizio del video della canzone è presente Francesco De Gregori, il quale urla di svegliarsi perché il mondo è ammalato. Dopodiché comincia la canzone. Zucchero, che è stato accusato più volte di plagio, lo è stato anche per questa canzone. Il piano è identico a quello di Hitchcock Railway, di una canzone del 1969, proprio di Joe Cocker. Beh, qui può essere la similitudine. Tra l'altro, l'assolo della canzone si avvicina molto a quello presente nella canzone Colin Elvis dei Dire Straits. Addirittura copiato i Dire. Non solo Joe Cocker, vabbè, per colpa di chi darà modo... Si dice così, poi effettivamente non c'è stato un plagio, vero. Insomma. C'è un po', a volte ci sono delle trascendenze musicali. Devo dire che a volte non è molto, molto facile scrivere delle canzoni nuove. Le note sono sette. Perché le note sono sette, quindi diciamo che si può prendere a volte delle deviazioni, come dire, trasformando magari quello che uno ha in testa, certo. Quando l'ha finita dice, capiri, però qui c'è, è proprio uguale, può succedere. Comunque, per colpa di chi darà modo a Zucchero di esternare la sua adesione agli ideali del comunismo, espresso parodiando alcuni versi del noto inno comunista Bandiera Rossa. L'ascoltiamo oggi dalla voce di Rossella Ferrari e Casanova, per colpa di chi. Vai! I'm
Proseguono i ritornelli con Christian Riccardi, l'orchestra Mario Riccardi, sì, che ci fanno ascoltare Cumbanelle. È una cosa nuova e quindi l'ascoltiamo per la prima volta tutti insieme. Vai! Salutiamo, grazie di essere state con noi anche questa settimana. Domani, lunedì, inizia un'altra settimana insieme a voi. Da Paola Belloni, da Luciano Negli e da tutti i ragazzi di Ritornelli. Ciao! Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.